Una fragile calma regna a Gaza, il cessate il fuoco resiste per il momento, quasi un mese dopo dal peggiore scontro tra Hamas e Israele dal 2014. Nel frattempo quasi 2 milioni di residenti nella striscia di Gaza tirano avanti come possono. Vivono nel blocco con il tasso di disoccupazione peggiore al mondo. Questo ragazzo, che non vuole mostrare il volto, ci racconta della sua battaglia quotidiana. La condizione economica è davvero difficile, non abbiamo nulla. Provate a chiedere a un giovane di 29-30 anni se ha un soldo in tasca, vi risponderà di no. Questo spiega perché ci sono tutte queste manifestazioni al confine, questo ha scatenato le proteste. Vogliono la libertà, vogliono la fine del blocco, vogliono lavorare e avere una vita come gli altri, come negli altri paesi arabi e non. Il blocco imposto da Israele nei primi anni 90 si è intensificato dal 2007, da quando Hamas controlla la striscia. L'economia a Gaza è strozzata al punto tale che non si riesce a pagare neanche gli stipendi pubblici, che vengono sistematicamente tagliati e pagati in ritardo, persino quelli dei medici. Siamo andati nella farmacia del reparto di ortopedia di Al-Shifa, il più grande ospedale di Gaza. Ci hanno detto che l'ospedale ha solo il 30% dei medicinali che servirebbero per curare il cancro. Non ci sono antibiotici specifici, non ci sono medicine per i pazienti diabetici. Il sistema sanitario si sta sbriciolando, il numero elevato di feriti durante le proteste aggravano la situazione. Il 14 maggio abbiamo avuto un flusso continuo di feriti. Gli israeliani sparavano a chiunque, sono arrivati almeno 250-300 pazienti. Non potete immaginare, in quest'area c'erano pazienti a terra. You could not imagine that, you know, this area patients were on the ground. Dal 2017 la situazione a Gaza è peggiorata, adesso più della metà della popolazione vive in povertà, percentuale che arriva al 77% tra i rifugiati. Più di 1 milione di persone vivono in campi come questo. La popolazione di Gaza è intrappolata tra il blocco imposto da Israele ed Egitto e le divisioni tra le fazioni palestinesi, con l'80% che dipende dagli aiuti umanitari.